Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Facendo la continuazione del Piaggio Speed Engine, l'anno scorso filmato ho raccordato i travasi per il 65 di Arevo, fatto la ritoccatina come vi ricordate, qua su questo carter, su questo semicarter qui. Poi dopo avevo anche per il collettore da 15 allargato il foro. Adesso il discorso qual è? Ricordato il foro più che allargato. Il discorso è che noi mettendo appunto il collettore del 15 abbiamo in dotazione il collettore per il 13, però qual è il problema? Che dovrebbero ritoccarlo per il 15, non c'è tanto da ritoccare, però se noi andiamo ad allargarlo, a parte che abbiamo meno superficie d'appoggio come tenute, ma poi andiamo a rovinare questo qui del 13, quando poi dopo dobbiamo mettere in un futuro il 13, che siamo noi, qualcuno che copre il carter. Praticamente abbiamo il. Poi guardate, questo qui combacia così del 13, questo qua segniamo in base ai fori e c'è poca tenuta. Vedete quanto ci bisogna tagliare, alla fine non fa tenuta. E allora io ho detto, non ho neanche misurata questa guarnizione qua, ho detto sarà spessa 0,5, ho detto sarà. Io ho preso un foglio da carta guarnizione da 0,5, invece in realtà adesso l'ho misurato, è più di 0,5, vi faccio vedere, è 0,7, chiudo qua. 0 il cursore, qual è l'attacco che va a toccare quella sopra? La del 7, quindi 0,7 mm lo spessore di questa guarnizione originale. Allora cosa facciamo? Qui ci sono le altre guarnizioni che danno insieme al carter, questa qui invece del 65 di Arevo. Adesso vado ad aprire questa confezione qua. Preso questa carta guarnizione qua che è bella spessa, questa qui è 0,5, me l'ha venduta per 0,5, poi vediamo adesso misurando quanto è, ma l'ho comprata per 0,50, sì, è 0,50, infatti se vedete l'attacca che combacia con sopra 5 combacia col 20, tra 0 e 1 c'è lo 0, 5 combacia sopra è 0,50. Allora, il discorso qual è? Come interasse possiamo utilizzare benissimo, come terrazzo possiamo utilizzare benissimo prendiamo la Biro che è sottile, una matita. Come terrazzo possiamo usare benissimo questa qui, questi due fori qua, perché tanto i fori sono quelli del carter. Ovviamente prima come sagoma mi faccio la sagoma di questo collettore qua da 15, quindi parto nello spigolo, mi faccio la sagoma, così vediamo anche come si fa la guarnizione. A me è capitato anche in passato di farlo per dei tuboni, per dei motori della Minarelli che magari non si trovava più. Adesso cerco vagamente di fare i segni così, poi è ovvio che non riesce a essere preciso sul foro piccolo con la matita, perché sul foro grande è più facile, perché è più grande. Adesso qua ovviamente vado a riportare i fori. Adesso, vabbè, adesso ormai ho ricalcato questo, quindi dovrei proprio combaciare, dovrei proprio guardare i fori. Qui sarebbe più facile metterci delle viti e battere. Adesso facciamo così. Prendo qualcosa di duro, perché adesso potrei farlo sul banco, ma sul banco non c'ho la ripresa. Fammi pensare a qualcosa di solido. Perché qua, se no, perché qua ho paura che non è. Adesso cosa volevo fare io? Volevo fare questo, vi faccio vedere. Volevo praticamente mettermi qua così e poi andare a battere con un martellino su queste viti, così lascio la sagoma. Tanto quelle viti lì ne ho anche di più, ne posso prendere un cartellino, non è che le devo rovinare, però posso fare così, prendo un cacciavite da battaglia, magari a stella o un punzone, meglio ancora un punzone che però sia più grande della cosa stessa, così non vado a rovinare la brugola. Allora vado a mettere linea
Il collettore. Adesso vediamo se ho fatto un bel lavoro. Sì, adesso io ho cominciato il filmato senza praticamente avere la pizza, quella per fare i buchi per le cinture. Non ce l'ho qua a portata di mano e quindi mi devo aggiustare. Però adesso vi faccio il profilo, vi faccio vedere preciso preciso. Qual è stato poi alla fine? Non guardate il disegno, qual è stato poi dopo alla fine il vero foro? Questo qua, i veri fori del. Tanto vengono già quasi via con la birra perché avendo battuto, non l'ho battuto neanche sul. Vedete? Di solito si usa per fare per la carta collezione, si usa la sfera. Praticamente si va. Adesso prendo il cutter. Le sfere, quelle dei cuscinetti, io da ragazzino le usavo per. Lo usavo per fare per fare i fori, diciamo, adesso poi passiamo un po' dentro così. Ok. Poi guardiamo l'altra. L'altra devo rifare, devo battere dove c'è la morsa, che è un po' più dura. Adesso vedo se riesco a farlo vedere. Qua magari faccio più ampia, ecco qua magari lo vedete qui, così vi faccio vedere cosa faccio. Che batto, adesso appunto qua la misura ce l'ho già, quindi potrei anche battere con questo. Così mi esce già la misura. Adesso va bene uscito. Vado a ritoccare. Adesso se avevo la cosa da fare i buchi portata di mano era meglio ancora perché su quella lì veniva proprio il lavoretto preciso preciso. Comunque. Adesso facciamo la prova del 9 con le viti e il collettore. Al di là che non c'è ancora il foro centrale fatto. Adesso queste viti qua sono corte, mettiamo le altre, che tanto le ho, che sono più lunghe, le avevo già tagliate più lunghe per questo collettore qua, così andiamo meglio. Eccolo qua, quindi questi qua vanno bene, vedete? Adesso vado a ricontrollare la foratura lì. Adesso mi devo mettere su qualcosa di duro, posso anche mettermi adesso per dire, anche qua posso mettermi, tanto non patisce col cutter andiamo a tagliare qua, ma se deve toccare lo ritocchiamo, non è un problema. Ok, sicuramente sarà da ritoccare, sarà da ingrandire, si vede già a occhio. Andiamo a ingrandirlo un po' e poi volendo per ingrandirlo possiamo usare anche o usiamo la forbice che teniamo all'interno per dire se abbiamo voglia di usare la forbice o se no usiamo il cutter che io preferisco usare il cutter da una parte che sono più comodo. Spero che si vede quello che faccio. Tanto quello che voi dovete fare è avere un'idea di come farlo. Poi adesso qua verrà un uovo, non verrà un rotondo, ma anche se viene un uovo l'importante è che viene più largo del foro dove passa la benzina, perché non è quello che deve fare, lui è tenuta, non è. Tanto qua spazio ce n'è d'appoggio anche sul carter. Vedete, quindi possiamo fare anche un briciolino, non troppo, ma un briciolino più largo si può fare, diciamo. Poi adesso qua, guardate, io ho tutto a disposizione questa. Non dico che devo sprecare della carta di guarnizione, però è a disposizione. Se la collezione piccola, avendo a disposizione tutta questa carta, anche per sbagliarsi la posso rifare. Adesso guardate che
voi potete farlo con molta calma. Vedo se già venendo vale, però. Ognuno poi a suo piacimento lo taglia come meglio preferisce. Adesso poi vabbè, se ritocca il foro. Adesso vediamo se. Allora, facciamo così, mettiamole al contrario, o anche mettiamole giuste le viti, così almeno c'è il centraggio della fresatura, della conicità. Ecco così, così è giusto. Andiamo a vedere qua come siamo. Ecco, di qua andiamo bene, anche se non è proprio preciso rotondo. Di qua vediamo un po'. Devo dare una ritoccatina qua. Facciamo un pelo più largo qua. Adesso io l'ho fatto così, se no c'è il circoligrafo, quello che si usa per scuola, per fare disegno, ci potevamo aiutare con quello, per dire, però adesso l'importante è che noi otteniamo il risultato. Poi anche se viene un pelo ovale, il foro non importa. Volendo poteva farlo anche quadrato come fa la Polini, per dire. Tanto poi alla fine conviene poi farlo quadrato, perché ci stiamo a vedere, poi dopo se lo facciamo rotondo qua manca dell'aspirazione. Anche se il carto originale è fatto così, conviene alla fine farlo come sta finestrella qua, quindi andiamo a. Lo facciamo sul rotondo dove è largo 15, però andiamo a usare l'idea. Non lo so neanche io se farlo rotondo ovale poi alla fine, perché tanto qui non è come quello Polini che ha scavato, vedete? Lì va a chiudere, è inutile. Vedete lì che in alto va. Qua è pieno, non è come quello della Polini che ha questo incavo scavato, che allora ha senso fare la guarnizione rettangolare. Per me non ha senso fare rettangolare, conviene farlo come il foro e basta. Tanto il carburante passa da lì. Comunque, diamo una ritoccatina ancora. Ora qua. Non mi criticate se non sono. Se non faccio i cerchi come Giotto. Comunque. Adesso prendo le forbici, vado a tagliare, posso stare con il pelo più largo per tranquillità, tanto anche se la faccio più larga non muore nessuno. Ok, adesso proviamo a presentarla, vediamo com'è la situazione. Mettiamola al contrario così, così vediamo bene. La situations non è ancora preciso qua, sono da tagliare ancora un po' qui. Adesso qua perché sto facendo senza usare un cerchio preciso, diciamo, però se avessi preso un circoligrafo era meglio. Metto 200 anni a fare una guarnizione, ma non è che ci va, scusate, non è che ci va. Faccio ancora un ritocchino lì, un pochettino. Vediamo un po' come siamo messi. Allora, adesso direi che può andare. Forse possiamo ancora, se vogliamo mettere i puntini su lì, arrotondare un briciolino sotto qua. Voilà. Vediamo un po'. Uno e uno, due.
C'è un briciolino ancora lì piccolo piccolo, perché qua andiamo bene, andiamo, c'è da fare un briciolino lì. Perché se no è inutile aver accordato il forno, poi dopo fregarsi sulla guarnizione. Vediamo se così andiamo meglio. Direi che andiamo bene, faccio ancora un goccio di là. Per ritoccare bene il rotondo e fare i cerchi così grandi è più difficile che fare quelli piccoli, perché quelli piccoli usi una sfera, da cuscinetti usi. Poi adesso non è che tutti i giorni faccio quelli, cioè, dopo di anni che non le facevo, vabbè, così può andare. Adesso per fare la prova del 9 cosa faccio? Ci metto anche queste qua che avvitano poco, importante solo per fare la prova del 9. Sì, adesso vedo, l'ho fatto in più lì, è quasi inutile, però vabbè, dai. Allora vado a avvitare questo. L'ho bloccato subito tutti e due perché avevo paura che scappasse la guarnizione. Adesso qua sono corte le viti, ma tanto è giusto per andare a cotto il filetto. Se parte di più la taglio, che fa schifo, non ha proprio senso. Adesso vediamo un po' se si vede. Sì, la guarnizione direi che può andare. Non è... Anche dentro la guarnizione non dà, non fa, non rottura, diciamo. Sì, direi che è promossa la guarnizione. Adesso qua cosa faccio? Magari con il cutter già qui da fuori la taglio. Così sono sicuro di tagliarla alla misura che vada bene. Alla fine andava bene dove avevo fatto con il... Dove svito e faccio con le forbici, così la finisco di tagliare. Era 0,7, pensa un po'. Io pensavo fosse 0,5, 0,4, 0,5, invece era 0,7 la guarnizione. Infatti è bella spessa, comunque. Anche questa qui 0,5 va bene. Voilà. La guarnizione verrebbe così. Sopra è inutile fare, non so se mi sono spiegato, è inutile che io vada a tagliare la guarnizione come c'è l'ovale di questo originale, perché qua, come vedete, qui c'è il foro e qua però c'è uno scalino, qua invece non c'è, è liscio. Quindi, essendo liscio, è inutile che io scavo la guarnizione lì, che tanto c'è un pieno. E allora io la faccio proprio come combacio con il collettore, come è giusto che sia, ed è a posto così, diciamo. Adesso qua ho fatto queste viti più lunghe, che era molto più lungo, lo tagliate. Adesso faccio la prova del 9. Facevo fatica a imboccare, anche perché anche se lo tagliate abbastanza dritto, però sono sempre tagliate. Tanto una volta imboccate dritte così andiamo a vitare, così almeno stringe bene. Io ce l'avevo così e a taglio, tanto una volta strette va bene, poi non è che io poi quando andrò a montare il motore metto un goccio d'olio sulla guarnizione e camminare. Ah, c'è un cacciavite più grande, poi quando devo andare a montare, che vado a montare il motore, uso questo cacciavite qua che è più grande. Così. Adesso provo tanto per 1, 2, 3, tanto per vedere andando conto se vado bene con la guarnizione come l'ho fatto e non si è spostato. 1, 2, 3. Allora, dall'interno mi piace, non so se si vede, dall'esterno pure, e direi che la missione è compiuta. Quindi abbiamo raccordato i travasi nello scorso filmato qui e raccordato per il collettore. Adesso abbiamo calato la guarnizione nuova, le viti le ho già preparate,
Adesso il prossimo colpo è fare le misurazioni con i cuscinetti a falso montaggio in teflon, plastica, dite come volete, per vedere un po' come viene fuori per far scoprire tutto lo scarico. Comunque, se vi è piaciuto il filmato, come sempre, mettete like, se non l'avete fatto, attivate la campanella. Che volesse fare delle offerte per supportare il canale oppure per darmi un piccolo ringraziamento, offrirmi anche solo un caffè perché magari lo aiutate in situazioni complicate o solo anche per la crescita del canale, lo può fare tramite PayPal, che c'è il link di PayPal sulla home del canale. E se fa domande sensate, che ha bisogno, può anche chiedere delle cose sui social, gli rispondo volentieri. Se mi fate i messaggi, io poi quando a mano con tempo io rispondo e li vedo e poi rispondo. Ciao a tutti!